interessante sulla ricostruzione. La stampa nazionale ha detto tre case su quattro, insomma, con dei contributi illeciti. Noi parliamo di 24 milioni di euro in un anno su somme che sono nell'ordine dei miliardi. Lei ha detto non è molto, il controllo c'è, però non è molto in realtà. Allora, questi sono i contributi che abbiamo riscontrato come erogati in modo illecito, ma il controllato è molto e molto maggiore. Ovviamente, più si va avanti negli anni, quindi più si consolidano le tecniche investigative e anche diminuiscono gli illeciti. Quindi questa è anche una dimostrazione del presidio del territorio. Gli appalti pubblici costituiscono la frontiera più attuale. Lo è in tutta Italia. Oggi il codice degli appalti comincia a governare la materia in modo sistematico, però i fenomeni corruttivi, concussivi, di malagestio e anche di cointeressamento della criminalità organizzata sono sempre più preponderanti. In Abruzzo un occhio particolare, perché l'Abruzzo, la ricostruzione post-sisma relativamente al 2009 e quella che avverrà fra poco per gli ultimi eventi sismici, deve necessariamente porre una maggiore attenzione per tutti gli organi di vigilanza e in particolare per la Guardia di Finanza. Il sistema Abruzzo è perfettamente speculare al sistema Italia, quindi anche in Abruzzo l'impegno della Guardia di Finanza si sviluppa lungo tre direttrici fondamentali che sono la salvaguardia delle entrate erariali, il controllo della spesa pubblica contro qualsiasi manifestazione di malagestio e il controllo del mercato per fare in modo che esso si sviluppi in modo leale e concorrenziale a favore di tutti gli imprenditori onesti. Il contesto ambientale abruzzese è un contesto di una regione che vive, diciamo, nella metà di tutte le classifiche nazionali, quindi non posso assolutamente definirla come una regione ad alto rischio fiscale, ma neanche una regione di virtuosismo civico in questo senso. Quindi è una regione mediana che soffre e gode di tutti i vantaggi e gli svantaggi, diciamo, dal punto di vista erariale e fiscale. Ho voluto sottolineare questo fatto. Ovviamente è una nuova frontiera con la quale ci misureremo. È chiaro che più aumentano i sistemi di tracciamento come i voucher oppure come dire, i tracciamenti tramite le attività degli intermediari finanziari oppure il classico spesometro, cioè le fatture registrate in modo elettronico e depositate in un'unica banca dati, e più gli organi di controllo sono facilitati. Questo è indubbio. Se per una decisione, per una legittima decisione politica, viene deciso di soprassedere ai voucher perché hanno poi comportato altri problemi ed altri fenomeni patologici, noi ci adattiamo immediatamente, è chiaro che il sommerso dovrà essere, come dire, un attimino più controllato. La internazionalità delle frodi e degli illeciti è una delle frontiere sulle quali ci stiamo commisurando. Oggi le imprese, quando sono ben strutturate, hanno tutto l'interesse a delocalizzare, a spostare materia imponibile. Ora, se si delocalizza solo per migliorare il ciclo produttivo, va tutto bene. Quando si delocalizza per nascondere materia imponibile, dobbiamo assolutamente intervenire. E molti casi di frode di questo tipo sono stati riscontrati anche in Abruzzo.